In questa animazione virtuale la calamita lineare con il polo nord rivolto verso destra si avvicina alla spira facendo aumentare il flusso magnetico attraverso il circuito e la spira reagirà cercando di contrastare questo aumento di flusso magnetico. Lo farà generando una corrente indotta che a sua volta produrrà delle linee del campo B indotto orientate verso sinistra, così da contrastare l'aumento delle linee provenienti dal polo nord della calamita. Vediamo l'animazione, ecco qua che si crea questo campo magnetico. Quando la calamita esce, cioè torna indietro, succederà il contrario perché la spira adesso avverte una diminuzione del flusso magnetico attraverso di lei e quindi cercherà di contrastare questa diminuzione generando un campo B indotto verso destra. Rivediamo la fase di avvicinamento. Sempre più linee del campo della calamita entrano nella spira e la spira quindi fa circolare una corrente indotta che genera questo campo B verso sinistra a contrastare l'aumento delle linee di B della calamita. Qui secondo me il campo è disegnato al contrario, perché all'interno della spira le linee devono essere orientate in modo da dare un B indotto verso sinistra, non verso destra. Ora vediamo quello che succede quando la calamita si allontana. Quindi qui si avvicina, ora si allontana, la spira avverte una diminuzione del numero di linee che l'attraversano, quindi genera corrente indotta a rovescio per produrre un campo B indotto verso destra, questo che cerca di rinforzare quel flusso magnetico che sta diminuendo. Anche qui secondo me le linee sono disegnate in modo sbagliato perché il campo B indotto deve andare verso destra come infatti è disegnato correttamente qua.